Gli esami non finiscono mai. Chissà quanti dei 165.000 precari della scuola avranno pensato al titolo dell'ultima commedia di Edoardo De Filippo mentre si preparavano al grande concorso della buona scuola, bandito dal Ministero dell'Istruzione per reclutare docenti nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado ed anche insegnanti di sostegno. In totale 63.712 posti disponibili. Tra studio, preoccupazioni, un po' di nervosismo e qualche polemica è arrivato il primo giorno delle prove scritte. I primi candidati ad affrontarle sono i precari di storia dell'arte, laboratori di liuterie di scienze, tecnologie e tecniche agrarie che hanno iniziato questa mattina. Nel pomeriggio sarà la volta dei docenti di scienze e tecnologie nautiche, design del libro e laboratori di scienze e tecnologie meccaniche. Tra i precari c'è sconforto e delusione. Troppi concorsi per insegnare, dicono quelli che hanno già conseguito l'abilitazione, hanno completato il tirocinio formativo attivo ed ora sono impegnati in questa nuova prova. Altri lamentano di aver avuto poco tempo per prepararsi, 2 mesi appena, a causa del ritardo nella pubblicazione dei programmi. E ancora c'è chi critica fortemente che il concorso sia stato bandito su base regionale, non invece nazionale. Ma tanti sperano che qualora risultino idonei possano essere destinati nelle regioni dove ci saranno posti vacanti. Pur di insegnare e lavorare sono disposti a trasferirsi ovunque. E riguardo ad alcune voci diffuse sui social in cui si denunciava un caos nell'avvio del concorso, il Ministero dell'Istruzione ha replicato con un tweet: smettiamola, a noi non risultano i problemi segnalati, il concorso è partito regolarmente.